Ok, posso togliere gli occhiali, sono Marco Filippini, chiaramente occhiali stile Top Gun. Allora, questa colonna sonora è del film Top Gun, ok? L'abbiamo ritrovata in Top Gun Maverick, rivisitata. Io ho voluto trasportarla su ukulele. Se non l'avete ancora fatto, seguitemi sul mio canale Telegram, suonare subito l'ukulele, oppure suonaresubito.it, insomma, i riferimenti che vi farò apparire qui di fianco, ok? Come per tutti gli arrangiamenti che ho fatto su ukulele, la mano destra ha una parte fondamentale. Avrete notato che non c'è bisogno di guardare la tastiera, in quanto ci troviamo in posizione di Do maggiore, quindi siamo belli come il sole, corde libere. C'è solo un piccolo giochino per quanto riguarda la nostra mano destra, ok? I miei allievi sanno bene quanto insisto sul discorso della mano destra. Comunque, io invito sempre a rispettare il numero del tasto al numero del dito, quindi io dirò sempre tasto 1, dito 1, indice, tasto 2, dito 2, tasto 3, dito 3, anulare, indipendentemente da che corda sto andando a suonare. Ok? Per quanto riguarda la mano destra, allora osservate qui cosa faccio. Io sto partendo dalla terza corda. Andate a vedervi gli altri video dove spiego queste cose, comunque per fare un piccolo riassunto, corda 1, corda 2, corda 3, corda 4. Ok, quindi corda numero 3, la pizzico ed è vuota, indice, pollice, corda numero 4, ripizzico con l'indice, ma questa volta la corda numero 2, dove sto premendo sul tasto 3 con il dito anulare, quindi ve lo faccio vedere a rallenti. Quindi terza corda vuota, quarta corda vuota, seconda corda, terzo tasto, quarta corda vuota, seconda corda, terzo tasto. Quindi il nostro, diciamo, schema iniziale è questo. Quando me la sento inizio in questo modo. Cosa ho fatto qui? Allora, osservate bene le due mani, è facilissimo, cioè corda numero 3, 4, seconda. Non siate limpidi, cioè sporcate anche un po' il suono sulle altre corde, perché tanto, essendo in Do maggiore, possiamo sfruttarle, ok? Risuonano bene, cioè armonicamente funziona. Vedete cosa faccio? Guardate l'indice. Pizzico sia la seconda che la terza, ok? In questo caso ho messo il dito indice della mano sinistra al primo tasto della corda numero 2, si vede, eh? Quindi ripartiamo da capo. Con l'indice della mano destra sto facendo 1 e poi sollevo l'indice della mano sinistra 0-0. Stiamo sempre pizzicando la corda 2 e la corda 3. Non ci muoviamo da lì, eh? Da capo. Rimetto giù l'indice della mano sinistra. Lo risollevo e in questo caso interviene il dito medio sulla terza corda al secondo tasto. La difficoltà che ho notato con tante persone, anche molti di voi che mi scrivono in privato, sia su Instagram che su Telegram, eccetera, che alternare e quindi tenere una nota pedale crea un po' di fastidio. Cioè, la nota pedale per me è la quarta corda vuota, ok? Cioè, fare questa cosa qua. Pollice, 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 pollice.
Bisogna imparare pian pianino, con molta, molta lentezza nei movimenti, a calibrare questo, fare in modo che questo vada in automatico, ok? Quindi da capo, ancora piano. Sollevo il medio. Avete visto cosa ho fatto? 0 sulla corda numero 3. 2, sempre sulla corda 3, tasto 2. 0, corda numero 2. Ritorno alla corda numero 3 col tasto 2. 0 sulla 2. 0, scusatemi, tasto 1, corda 2. 0 sulla 2, 0 sulla 3, 0 sulla 2, 2 sulla 3. Ok? Ve lo faccio tutto. Secondo giro uguale. Qui cosa ho fatto? Semplicemente ho finito sul terzo tasto della seconda corda e poi ho aggiunto il terzo tasto della prima. Siamo sul Do maggiore, ok? Cercate di imparare, ok? So che a distanza magari non è facile imparare queste cose. Per tutti voi che molte volte mi chiedete le tablature di questi arrangiamenti, rispondo sempre in un modo. Queste tablature io le ho detto proprio a voce ai miei allievi durante le mie lezioni, in presenza in provincia di Milano oppure online. Ormai sono quasi finite le vacanze, tra meno di un mese si riprende con le lezioni in presenza o online. Per chi volesse, io sono Marco Filippini, vi aspetto a lezione. Ciao!